Sulle note dei Dire Straits, Money for Nothing, vi voglio dire due cosette che riguardano proprio i soldi, money. Allora, punto primo, il Parlamento di fatto ha lavorato a bassissimi giri, ha lavorato pochissimo, non per scelta, ma per quasi costrizione, nel senso che gli spazi parlamentari sono stati compressi a causa dell'emergenza coronavirus e quindi per evitare il contagio tra di noi, ma anche un po' per una scelta del governo di far partecipare molto meno il Parlamento nella sua composizione maggioranza e opposizione. I pieni poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stati condivisi con soprattutto il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con Bruxelles da una parte e Francoforte dall'altra, quindi Commissione Europea della von der Leyen e dall'altra parte della BCE, della strepitosa Christine Lagarde. Quindi il parlamentare di fatto è rimasto a casa, come quasi tutti gli italiani. Ecco, il problema è che però noi siamo pagati ancora, riceviamo la piena busta paga e onestamente mi trovo un po' in imbarazzo perché non voglio essere casta, non voglio essere un privilegiato. Io vorrei nemmeno sfruttare i social per parlare di politica o fare le mie proposte politiche. Vorrei andare in Parlamento, essere messo nella condizione in Parlamento di dire la mia e anche magari di migliorare laddove possibile il decreto o i decreti che verranno. Questo è il primo punto. Il secondo punto, che riguarda sempre le proposte che potrei fare come parlamentare o che altri parlamentari potrebbero fare e che riguardano sempre la moneta. La notizia di oggi è questo strepitoso bazooka fatto partire o prossimo a partire dalla BCE che riguarda 750 miliardi di euro, una cifra importante, sembra quasi un bazooka illimitato. Bene, ma dove vanno a finire i soldi di questo bazooka? Perché il passato quantitative si è riversato soltanto in minima parte nell'economia reale. Il più è stato trascinato nelle solite dinamiche di tipo finanziario. Allora, siccome io non ho voglia di ripetere una dinamica del genere, la mia proposta politica è la seguente: parte il bazooka, deve finire nell'economia reale, quindi il lucro cessante in qualche modo viene coperto dall'helicopter money, quindi arriva direttamente dentro il conto corrente degli italiani una bella cifra che potrebbe essere, metti, di 1.000 euro, ok? Quindi il lucro cessante viene coperto dall'helicopter money, quindi dal bazooka, senza dover compilare scartoffie, perché il punto debole di questo decreto che arriverà anche in aula, credo, settimana prossima nelle commissioni e poi in Parlamento, si inizierà da Senato, è che i soldi sono un po' pochi e non copriranno tutti e soprattutto c'è sempre la maledetta burocrazia a fare da filtro. Allora eliminiamo in un momento del genere la burocrazia, mettiamo direttamente nei conti correnti degli italiani, tutti, una cifra che è, mettiamo, io ho detto 1.000 euro, 1.200 euro, perché i soldi ci sono, se spari il bazooka, ok. Secondo, quindi questo qui è la copertura del lucro cessante. Il mancato guadagno può essere in qualche modo coperto pensando a una specie di giubileo fiscale. Quindi il cuneo fiscale, per esempio, fino al 31-12 non viene pagato dalle aziende. Zero, zero, zero. Cioè io devo mettere le aziende, le famiglie, gli operatori sociali, tutti nella condizione di ripartire con il massimo della velocità possibile, visto che l'emergenza è riuscita addirittura a fermare gli italiani e questo stop questa fortissima limitazione alle libertà personali è arrivato soltanto con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, allora sarà sempre il decreto del Consiglio dei Ministri che dirà: uno, helicopter money; due, giubileo fiscale, quindi non si paga per esempio il cuneo fiscale, quindi il costo sul lavoro non viene pagato.
Anche per esempio sulle bollette possiamo dire che tutto ciò che riguarda luce, gas, energia, ok, acqua, quindi materie su cui ci dovrebbe essere il primato dello Stato, anche quello bollette azzerate fino al 31/12. Perché, ripeto, questa è una situazione di assoluta emergenza, talmente assoluta, talmente grave, che è bastato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per tenerci a casa, per limitare le libertà individuali, la libertà di movimento. Cioè, questo per capire. Allora bisogna ripartire subito. E per ripartire non devo avere burocrazia, non devo avere neanche impedimenti. Dall'anno prossimo bisogna pensare, siccome poi ragazzi... la velocità da riacquisire non sarà immediata, perché questo stop sarà deleterio sotto tanti punti di vista. Allora bisogna pensare ad un tasto reset, esattamente come ci hanno bloccato in casa. Un tasto reset deve metterci immediatamente nella condizione di ripartire, di fare ripartire l'economia, di fare ripartire il lavoro ed evitare che ci siano morti, suicidi, depressioni. Perché questo è quello che accade dopo le crisi finanziarie. Questa è una crisi che, oltre a essere sanitaria, sarà anche finanziaria, sarà anche economica. Quindi il discorso della moneta deve, secondo me, trovare un impulso fortissimo da parte dello Stato. Voi che cosa ne pensate?